A cui io voglio fare i complimenti per quello che abbiamo visto in campo questa sera. Pronti via, 8 minuti, avete messo le cose in chiaro e poi avete giocato da grande squadra contro un Pescara che vi è impensierito solo una volta con Cernigoni nel secondo tempo. Sì, noi sapevamo la forza del Pescara, l'abbiamo vista e veniva anche da un ottimo momento, una squadra che palleggia tantissimo e forse insieme a noi è una delle squadre che ha più possesso palla, quindi il segnale che ho voluto dare alla mia squadra era quello di aggressione immediata, almeno cercare di essere molto aggressivi anche perché noi venivamo da una partita domenica non brillantissima, avevamo bisogno di dare segnali importanti. Credo che li abbiamo dati e di fronte avevamo una squadra onestamente forte, ma credo che l'abbiamo ridotta al minimi termini, ecco, ma non per demeriti del Pescara, secondo me anche per grandi meriti nostri. Condivido la sua analisi e le faccio due esempi. Quanto avete preparato la partita per far prendere Guglielmotti, far prendere l'uno contro uno con Zita e quanto avete preparato la partita per andare con Schaudone a cercare quella superiorità in mezzo al campo? Sì, noi sapevamo, insomma, noi Guglielmotti sapevamo in Zita che potevamo aggredirlo su quella fascia, avevamo forse più muscolarità, ecco, poi sapendo anche che il Pescara fa molta pressione in avanti con i due centrocampisti, abbiamo ricercato appunto quello spazio dietro, che poi lo prendesse Schaudone, lo prendesse qualcun altro, era uno spazio da occupare. Le chiedo una cosa prima di salutarla e di ringraziarla, mister. Come fa una tra Modena e Reggiana a non andare in B diretta? Ma parlavo con i vostri colleghi di Reggio Emilia, io non so chi vincerà alla fine, perché sarà molto complicato e io spero che vinciamo noi, ma credo che chiunque vincerà, anche se non dovessimo venire, credo che noi dobbiamo essere enormemente orgogliosi di quello che stiamo facendo, credo che più di così non si possa fare, portare la terza a 13-14 punti, credo che più di così sia noi che loro non si possa fare in questo campionato.